Ciao raga, sono appena arrivato ad Alicante, seconda tappa del mio viaggio qui nel sud, nella Spagna, e ora scopriremo insieme questa piccola città sul mare. Eccoci qua, lungo il mare. Abbiamo subito preso da mangiare e vamos a provechar. Trovo all'interno del tunnel che mi porterà al castello Santa Barbara. Dietro l'ingresso 2,70 euro, sarà sicuramente uno dei must do da fare qui ad Alicante. Sono salito in cima a tutto, c'è un buon punto panoramico, però per il momento nulla di così speciale. Siamo appena passati da quella porta lì e adesso ci stiamo dirigendo verso il cammino che ci porterà direttamente in centro. Ho la netta sensazione che adesso si faticherà un po'. Devo dire che questa è la parte che mi è piaciuta di più, a passare attraverso questo piccolo barrio dove ci sono queste case molto tipiche, colorate. Sicuramente la parte più bella, confermo, proprio quella di passare tra questi piccoli vicoletti pieni di piccole case, tutt'oggi abitate, per poi sbucare nel centro. Quindi il mio consiglio è, all'andata al castello Santa Barbara, di prendere l'ascensore e poi al ritorno farsela a piedi. Ai piedi del castello di Santa Barbara, tra le vie del suo centro, incontriamo la basilica. Devo dire che è una città molto piccola, ma si sta molto bene. I prezzi sono anche nella media, molto più bassi sicuramente rispetto a Valencia. Per visitare il centro comunque non sto neanche utilizzando Google Maps e si riesce a trovare camminando tutte le principali strutture. Infatti adesso sono appena passati al teatro principale. Questa mattina ci stiamo dirigendo in escursione ad Elche, città vicina di Alicante,
a circa 20 minuti di treno. E ora vamos a coper el ferrocarril. Biglietto preso, 5,90 euro, andata e ritorno. Eccoci qua, appena arrivato ad Elche. Elche, oltre ad essere comunque città universitaria, è importante per una particolarità, ossia ad avere il palmeto più grande d'Europa. Ebbene sì, perché ne conta circa 200.000 e difatti tutte le palme che troviamo ad Alicante e nelle principali città spagnole arrivano proprio da questa città. Alle mie spalle, per gli amanti dell'archeologia, c'è anche un museo archeologico, perché Elche è stata casa di molte civiltà a partire dal XV secolo. Poco distante dal centro, ma basta alzare la testa e guardare in cielo per vedere dove emergono le palme, è possibile trovare il Museo della Palma, ossia questo parco a ingresso gratuito. Dalla piazza del municipio di Elche che rientra ad Alicante, dando a questa città voto 10. Stiamo salendo le scale dei resti del castillo di San Ferran, un ottimo punto panoramico sulla città di Alicante. Ok, dopo aver fatto scale e altre ancora, me ne sono tornato indietro. No, scherzo, non sono tornato indietro, ma sono arrivato fino a su, ma purtroppo è chiuso. Quindi sarebbe stato meglio non salirsi e tornare realmente dietro. Il panorama qualcosina ci abbiamo, ma a sto punto vi consiglio di non fare questa scampagnata inutilmente. Il mio giro da Alicante termina qui, ci vediamo nel prossimo video con la nuova città, Murcia.